L'altro giorno stavo cercando merchandising Pokémon per espandere la mia collezione e avevo voglia di cercare, non so per quale motivo, una Pokéball. Dato che ne ho una, ma non è la classica Pokéball tonda che tu puoi mettere sul piedistallo ed è fatta bene, bella liscia. E quindi ho cercato questa Pokéball. Mi è saltato fuori una cosa molto interessante e cercando appunto qualche video su internet mi ha ingolosito ancora di più. Si tratta di questa Pokéball. Questo affarino è molto interessante, ma ha un piccolo problema. Esistono solo due versioni, francese e inglese. Ovviamente io ho scelto quella inglese, però ho voluto subito metterlo alla prova perché dico ok, i video su internet possono anche essere fasulli, l'audio che usciva dalla sfera mi sembrava un po' troppo sintetizzato bene, quindi ho detto non saranno fake e non lo sono. Per fortuna non lo sono, tanto anche lo fossero stati, c'è sempre il rimborso di Amazon e te la prendi in quel posto. Comunque sia, l'ho provato, ho cercato già un paio di Pokémon e fa domande davvero mirate e precise. Tu devi rispondere solo yes oppure no, dato che è in inglese, oppure I don't know, che significa non lo so. Ho già trovato Charizard e Meow, o Meow, come preferite chiamarlo, e è davvero interessante, funziona molto bene qui. Se riuscite a vedere, se riesco a farvelo vedere, questa parte riflettente bianca ha un microfono. Wow, si vede malissimo il green screen dietro, ma non fa niente, ha un piccolo microfono che riesce a capire quello che tu dici, mentre da qui dietro ha dei buchi da dove esce l'audio della sfera. Quindi, senza perdere tempo, io vi metto anche i sottotitoli di quello che dice e cerchiamo Diglett come primo Pokémon, dato che Charizard e Meow già l'ho trovati. Ci sono Pokémon molto più complicati di Diglett, ma vedremo anche quelli. Vorrei cercare, tanto così, tanto questo è un video, penso sarà un video unico, vorrei cercare due Pokémon marroni principalmente, ovvero Diglett e Kabutops. Round 1. Fight! Hello trainer, are you ready for your Pokémon journey? I can read your mind and guess which Pokémon you're thinking of. You just have to picture it in your mind and answer my questions. If I can guess which Pokémon it is, it will be added to your electronic collection. Think very hard of the Pokémon you want me to guess. Say okay when you're ready. Okay. Nice! I'm going to ask you a few questions. Answer yes, no, or I don't know. You can also say it depends. Is it very, very big? No. Okay. Does your Pokémon usually stand on two legs? No. That's what I thought. Does it have spots? No. Interesting. Does your Pokémon have legs? Yes. I see. Is your Pokémon more than 1 meter tall? No. Uh-huh. Does it have a tail? No. Okay. Is it a dual type? No. We're almost there. Is your Pokémon found mainly underwater? No. That's what I thought. Did your Pokémon evolve from another Pokémon? No. Interesting. I think I found it. I believe you're thinking of Porygon. Am I right? No. Okay. Is it very small? Yes. I see. Is your Pokémon a bug type? No. Uh-huh. Can your Pokémon often be found inside of a cave? Yes. Okay, that's it. I got it. Something tells me you were thinking of Diglett. Yes. Is that it? Yes. Great! We found Diglett. Oh, great. Did you know that Diglett makes the soil rich and fertile? Let's add it to your collection. Io lo sapevo, leggo il Pokédex. So. Now don't forget to check it off in your field guide. Ah sì, c'è anche questa che è la guida a tutti quanti i Pokémon di Kanto, dato che la Pokéball raccoglie solo i primi 151 Pokémon, c'è anche la Mega Ball che raccoglie 251 Pokémon. In teoria, a meno che non ho letto male, e raccoglie solo i 100 Pokémon di Johto. Ma ad ogni modo vanno in ordine alfabetico dalla A alla Z, ovvero da Abra a Zubat, quindi ci sono tutti e man mano che tu appunto li trovi li puoi spuntare sulla casella
E una volta che l'hai trovato tutti quanti, sei bravo. Comunque sia, a volte può sbagliare, a volte ci azzecca al primo tentativo, dipende dalle domande che ti fai, dipende anche da quello che tu rispondi. Ad ogni modo, il primo Pokémon era Diglett, andiamo a vedere Kabutops, che è molto difficile. Round 2. Fight! Is it mainly blue? No. That's what I thought. Is your Pokémon mainly purple? No. Interesting. Is it mainly pink? No. I see. Does your Pokémon have a tail? No. E invece a quanto pare Kabutops ha una coda, anche se io non ho mai visto quell'affare come una coda, ma solo una specie di corno in più. Aha! Is your Pokémon a dual type? Yes. Okay. Did your Pokémon evolve from another Pokémon? Yes. That's what I thought. Does it have legs? Yes. Interesting. Does your Pokémon usually stand on two legs? Yes. I see. Can your Pokémon often be found inside of a cave? It depends. Okay, can your Pokémon evolve into another Pokémon? No. Aha! Oh, I think I know! If I'm not mistaken, you were thinking of Golem! Am I right? No. Okay. Does it have a tail? Yes. Interesting. Did your Pokémon evolve from another Pokémon? Yes. I see. Does your Pokémon have one or several horns? No. Aha! Is your Pokémon a dual type? Yes. Okay, does it have wings? No. That's what I thought. Does your Pokémon have a beak? No. Just a few more questions now. Does it have a shell? Yes. Interesting. Oh, I think I know. If I'm not mistaken, you were thinking of Kabutops. Yes. Am I right? Yes. Great! We found Kabutops. Did you know that in ancient times, Kabutops swam through the seas looking for food? No, non lo sapevo, guarda. Un altro Pokémon, facciamo censi ora. Say okay when you're ready. Non lo prende, ok. Round 3. Fight! Super! Is it mainly purple? No. I see. Is your Pokémon mainly brown? No. Aha! Does your Pokémon usually stand on two legs? Yes. Okay. Does it have a tail? Yes. That's what I thought. Did your Pokémon evolve from another Pokémon? No. Interesting. Non è la prima. Is it more than 60 centimeters tall? Ah, yes. Did your Pokémon evolve from another Pokémon? No. A questo punto non so cosa sia successo, ma ho tagliato il video perché mi ha rifatto le stesse domande che mi ha appena fatto. Non so che cosa possa essere andato storto, però ho tagliato e sono andato direttamente al Pokémon. That's what I thought. I think I found it. I believe you were thinking of Chansey. Is that it? Yes. Great! We found Chansey! Yeah! Un altro solo. Done. Caterpie. Now, don't say okay when you're ready. Okay. Final round. Fight! Super! Is your Pokémon mainly brown? No. I see. Is it mainly blue? No. Aha! Does it usually stand on two legs? No. Okay. Does your Pokémon have legs? No. That's what I thought. Is your Pokémon more than 1 meter tall? No. Interesting. Is it a dual type? No. I see. Is your Pokémon found mainly underwater? No. Aha! Is it mainly purple? No. Okay. Is your Pokémon very small? Yes. That's what I thought. Can your Pokémon copy other Pokémon's appearance? No. Interesting. That's it. I got it. Something tells me you're thinking of Caterpie.
Is that it? Yes! Great! Facciamo un recapone di tutti quelli che ho trovato. You have collected Caterpie, Chansey, Charizard, Diglett, Kabutops, and Meowth. Let's try to guess a new Pokémon now. No, per oggi basta così. Bene, insomma, abbiamo visto che a volte può sbagliare, a volte ci azzecca primo tentativo. Beh, insomma, diciamo che è fatto abbastanza bene. Se facesse più domande sarebbe molto più semplice. Però hanno visto che comunque sia con qualche tentativo, prima o poi il Pokémon giusto te lo trova. Bene, Cucci, per questo video è tutto. Ho trovato appunto 6 Pokémon, 2 per conto mio, 4 in vostra compagnia. Comunque vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!